La regione Veneto è situata nel nord-est dell'Italia. Quasi un terzo del suo territorio è di tipo collinare e montano. Dalle Prealpi alle Dolomiti, le montagne venete sono costituite da una notevole varietà di rocce. Senza dubbio, le più diffuse sono quelle carbonatiche, formatesi, nella maggior parte dei casi, sul fondo del mare, dove si sono sedimentate strato dopo strato. Le spinte orogenetiche che le hanno innalzate fino alla loro attuale posizione hanno piegato gli strati e generato un'infinità di fratture che permettono all'acqua di penetrare nel sottosuolo invece di scorrere in superficie. Le rocce carbonatiche sono soggette al fenomeno carsico, cioè vengono aggredite chimicamente dall'acqua che riesce a scioglierle. Il risultato di questa azione si riflette sul paesaggio, che assume un aspetto particolare. L'idrografia superficiale è quasi assente. Ci sono doline, conche e inghiottitoi e un'infinità di forme d'erosione dove la roccia è nuda. Lungo il percorso che la porta in profondità, l'acqua tende ad allargare sempre più alcune vie preferenziali e scava cunicoli, pozzi, gallerie e grandi sale, mentre altre vie rimangono pressoché inalterate. Infatti, dentro la stessa porzione di roccia possiamo trovare dei punti in cui l'acqua si muove in modo molto lento all'interno di piccole fessure e porosità, altri in cui il moto risulta veloce e turbolento dentro grandi condotti, altri ancora in cui è in caduta libera lungo pozzi cascata. Il risultato di questa azione è un acquifero disomogeneo, tipico delle aree carsiche, più difficile da studiare e utilizzare di quelli omogenei. Le grotte, cioè quella parte di sottosuolo che gli speleologi riescono ad esplorare, sono solo una minima parte dei vuoti esistenti all'interno di una montagna. L'acqua non si limita all'azione distruttiva. In condizioni particolari deposita in forma di piccoli cristalli una parte della roccia che aveva sciolto. Nascono così le stalattiti e tutte le altre concrezioni dalle forme più svariate, come queste vasche, dove l'acqua tracima lentamente e innalza man mano il bordo della diga. All'interno di un sistema carsico esistono in genere due parti ben distinte. La zona di percolazione, o vadosa, in cui l'acqua circola quasi sempre a pelo libero, e la sottostante zona freatica, in cui tutte le cavità sono totalmente allagate. Il limite tra le due zone è variabile e in caso di forti piogge può risalire anche di parecchie decine di metri. Nella zona vadosa circola una grande massa d'aria proveniente dall'esterno. Essa, se è più calda della roccia, tende a perdere la sua umidità, che si deposita sulle pareti della grotta, rivestendole con una sottile pellicola d'acqua. La condensazione è un meccanismo peculiare degli acquiferi carsici che riesce a garantire un minimo di apporto alle sorgenti anche in caso di periodi molto lunghi di siccità. Nella zona freatica l'acqua scorre sotto pressione e allarga le fessure per corrosione, fino a che queste tendono ad assumere la tipica sezione circolare delle condotte forzate. A causa di mutamenti climatici, oppure se l'acqua trova altre vie di fuga, il limite tra le due zone può abbassarsi e queste gallerie vengono a trovarsi nella parte vadosa. Gli speleologi possono così esplorarle. Le sorgenti carsiche sono soggette a grandi variazioni di portata. Un caso limite è la grotta dell'Elefante Bianco, vicino a Valstagna. Dopo forti precipitazioni, un vero e proprio fiume esce ribollendo da questa risorgiva,
mentre in condizioni normali è un tranquillo laghetto in cui si immergono i sub. L'esplorazione speleo-subacquea è un altro modo, sia pure difficile e a volte pericoloso, per cercare di conoscere i segreti degli acquiferi carsici. Molto raramente speleologi e speleosub riescono a seguire tutto il percorso dell'acqua. Per farlo si usano le colorazioni. A monte viene immesso un colorante non nocivo, mentre in tutte le risorgive della zona vengono posti dei captori in grado di trattenere le particelle di colorante. I captori vengono poi analizzati. In questo modo si stabilisce qual è la sorgente interessata e, in base al tempo di deflusso, si ha un'idea sul percorso che l'acqua ha effettuato. Gli acquiferi di pianura sono molto vulnerabili a causa della forte antropizzazione subita dal territorio. Le acque di origine carsica stanno quindi assumendo un'importanza sempre maggiore come riserve ad uso potabile. Consapevole di questo fatto, la Regione Veneto, con la Direzione Tutela Ambiente, ha aderito ad un progetto finanziato dalla Comunità Europea, denominato CATER 2, che si propone di catalogare, studiare e proteggere gli acquiferi carsici. Questi sono estremamente sensibili, dato che nella zona di assorbimento presentano doline, inghiottitoi e voragini dove, per ignoranza o in buona fede, a volte vengono gettati dei rifiuti o convogliate le acque reflue. Addirittura in passato alcuni abissi carsici sono stati adibiti a discarica e colmati di rifiuti. Ma proprio questi siti sono le vie preferenziali che l'acqua utilizza per scendere in profondità. L'ovvia conseguenza è un probabile inquinamento di tutto l'acquifero, al punto che le sorgenti non possono più essere utilizzate per un lunghissimo periodo di tempo. Gli speleologi veneti si attivano per cercare di ripulire questi luoghi, ma spesso è un'impresa vana perché, anche dopo l'intervento, la gente continua a gettarvi dei rifiuti. Per monitorare lo stato di salute delle acque carsiche, la Federazione Speleologica Veneta, con il contributo della Regione, da alcuni anni ha varato il progetto INAC. In molte sorgenti vengono campionate periodicamente le acque, in modo da avere il polso della situazione e poter segnalare tempestivamente eventuali episodi di inquinamento.